Ça va? J'ai juste un peu mal au ventre. Je crois que t'es enceinte. Attendez la carte. Zrbna ou Tina les papiers. Attendez la carte, Rajak. Il n'est pas là. Il est en voyage. On veut pas trouver une solution? Sofia è una ragazza di 20 anni, di buona famiglia. Vive a Casablanca, in Marocco. Una sera, a cena con genitori e zii, si sente male e grazie alla cugina Lena, che studia medicina, scopre di essere incinta e ormai prossima al parto. Una gravidanza di cui nessuno, nemmeno lei, era a conoscenza e che viene tenuta nascosta ai parenti anche quando a Sofia si rompono le acque e poco dopo, accompagnata dalla cugina in ospedale, la ragazza dà alla luce una bambina. Una bambina a cui Sofia dovrà attribuire un padre, acconsentendo a nozze riparatrici, prima che l'ospedale entro 24 ore avvisi le autorità e la giovane venga punita da leggi che condannano fino a un anno di carcere le donne che partoriscono fuori dal matrimonio. Premiato al Festival di Cannes, dove il Certain Regard ha ottenuto il riconoscimento per la miglior sceneggiatura, il film d'esordio della marocchina Meyrem Ben Barek è un'opera densa e palpitante che colloca la denuncia di una condizione femminile soffocata dall'arretratezza giuridica del proprio paese all'interno di uno sguardo critico sull'intera società marocchina, contrassegnata da convenienze economiche che accomunano sia le classi benestanti che i ceti popolari e immobilizzata nel rispetto di una tradizione che al di là della rispettabilità pubblica si fa zavorra morale nella quotidianità individuale. Un film tutto dalla parte delle donne, dunque, soggetti attivi e fattivi capaci di farsi carico del proprio destino, anche se amaro, con gli uomini relegati a custodi inerti di un sistema patriarcale ormai anacronistico. Vicino per taglio registico e istanze sociali al cinema di Dardenne, di Mungiu e di Farhadi, Sofia stende anche sull'orizzonte femminile, esplorato con evidente partecipazione, un velo di sofferta rassegnazione, attraverso una complicità quasi obbligata dal perbenismo di facciata e nel tutelare una reputazione che non comprende l'amore, ma solo l'onore, amplificando un grido d'allarme vibrante e doloroso.